Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in questa nostra rubrica settimanale di appuntamenti per i vostri fine settimana realizzata in collaborazione con meteweekend.it. Vado subito a presentare i miei compagni di viaggio. Eccoli qui. Ciao ragazzi, ciao Luca, Gianluca, Mauro. Ciao. Ben ritrovati anche a voi. Ecco, oggi è una puntata dedicata alle passeggiate nel verde. Allora, proporremo tre passeggiate sicuramente in giro per l'Italia a scoprire il nostro bel paese e vogliamo anticiparvi qualcosa. Sì, allora abbiamo visto che c'è un po' di voglia, insomma, di scappare dalle nostre città, dai nostri paesi, andare a infilarci in mezzo al verde. Abbiamo pensato a tre passeggiate proprio con questa caratteristica. Le abbiamo sparse anche per l'Italia. La prima è in Lombardia, per chi proprio abita nel bacino milanese e quindi non ne può più. La seconda è nel cuore delle Marche e invece la terza è un po' a cavallo fra Piemonte e Liguria. In realtà in Piemonte, ma insomma, si vede il mare. Perfetto. E allora andiamo subito a scoprire, come ci hai detto, la prima meta, la prima tappa. Siamo in Lombardia, siamo nella provincia di Lecco, al Parco del Monte Barro, quindi in un parco naturale che si estende tra la Brianza e le prime montagne. Ecco Luca, cosa ci racconti di questa tappa? Cosa possiamo vedere? Beh, allora, dunque, intanto il Monte Barro è un po' la prima montagna che si trova arrivando da Milano verso il Lecchese, verso quelle che vengono chiamate prealpi, comunque prima delle Grigne. Perciò all'inizio del lago c'è proprio questa enorme piramide che è isolata da tutte le altre. L'ideale è salirci, non è una cosa difficile, ci si arriva non proprio in cima ma quasi in auto, almeno fatta eccezione per il mese di agosto o comunque per i mesi caldi dove c'è troppa gente. In quel caso troverete comunque una navetta che vi porta in cima. Viceversa, potrete arrivare in cima. La cosa più bella è il panorama. Ne avrete due di panorami, assolutamente, tra l'altro due diversi. Il primo è sulla Brianza e si vedono appunto tutti i laghi della Brianza e in fondo laggiù c'è anche Milano. Arriverete in un grande piazzale che è il Piazzale degli Alpini. Troverete anche un ristoro, così potete fermarvi, far giocare i bambini e magari un pochino dopo anche pranzare. Poi si sale un pochino, una passeggiatina, ma cosa proprio molto molto semplice, diciamo 10 minuti si arriva al centro parco e da qui c'è un altro panorama, perché ci si affaccia sul lato opposto della montagna e si vedono le Grigne, si vede il lago di Como, il Monte Moregallo, i Corni di Canzo, insomma le prime montagne proprio che circondano il lago di Como. Da qua ci sono almeno tre itinerari che noi vi consigliamo. Il primo, proprio facilissimo, sentiero botanico. Troverete i cinque ambienti che caratterizzano le prealpi lombarde. È un giro molto semplice, neanche una mezz'oretta. Potete vedere delle meraviglie come questa e tornare al centro parco, dove ci sono anche dei faggi secolari e state all'ombra, rilassatevi, e anche lì trovate un ristoro. La seconda passeggiata che potete fare è invece quella di arrivare proprio in cima, quindi di prendere la vetta del Monte Barro. In questo caso vi chiediamo di essere un pochino più confidenti con la montagna, quindi attrezzatura, scarponcini, 45 minuti di passeggiata e potrete arrivare in cima. Non è difficile, ma però richiede un pochino di destrezza. Se invece vi piace un pochino di più l'idea di immergervi in una passeggiata culturale e storica, dal primo piazzale dove vedete questo panorama potete scendere, c'è un sentiero acciottolato, vi porta ai terrazzamenti dei Piani di Barra, quindi un luogo antico. Siamo a 600 metri, era un antico sito fortificato dei Goti e ovviamente questo era un punto strategico, perché pensate che da questa piramide si vedeva a 360 gradi, quindi era molto importante questo sito. Troverete i pannelli didattici, troverete tutte le indicazioni per fare un giro anche qui di una manciata di minuti, particolarmente adatto anche alle famiglie. Si sale e si scende in tutti i casi, ma proprio poca roba, quindi insomma tutto molto facile, ecco. Bello, quindi ideale per una domenica, un sabato in passeggiata con la famiglia, come dicevi tu, tutto molto facile. Ma sì, è una gita da una giornata, diciamo, mezza giornata, una giornata, poi potete fermarvi a mangiare, insomma, potete scendere a fare la passeggiata sul lungolago di Lecco per la serata,
diciamo una giornata, una bella domenica va tranquillamente. Sì. Perfetto. Bene, allora in questa zona, Gianluca, cosa possiamo invece provare, ecco, se volessimo assaggiare qualcosa di tipico? In questa zona troviamo una razza particolare di pecora, la pecora brianzola. So, forse può sembrare un po' simpatica la definizione, siamo abituati a considerare il mondo ovino in questo genere spesso, no, magari agganciato più al sud Italia, magari la Calabria, la Sardegna, no? Siamo più abituati ad immaginare questa tipologia di animale in queste zone. In realtà, e qui mi aggancio per fare un piccolo esempio, in realtà ci sono delle razze specifiche di pecore alpine, e quella brianzola è una razza che, grazie a un'associazione nata nel 1999, quindi stiamo parlando di poco più di 20 anni fa, è riuscita ad impedirne l'estinzione. È veramente pochi anni prima della nascita di questa associazione, veramente c'erano poche decine di esemplari in assoluto, grazie al lavoro di questa attività di questa associazione, appunto. Invece oggi contiamo poco più di 50 allevamenti. Come vedete è una pecora un po' particolare, con queste orecchie pendenti, vengono proprio definite razze di pecore pendenti. È una razza molto prolifica, quindi è una razza che ogni 7-8 mesi riesce a riprodursi, quindi permette di avere anche una discreta quantità, diciamo, di carne durante tutto l'arco dell'anno. Quindi con questo tipo di prodotto, tutto quello che trovate, dal ragù alle tipologie arrosti piuttosto che in umido, in salmi eccetera, direi che vale la pena di assaggiarlo, per cui sbizzarritevi a cercare questo prodotto. Bene, a cercare anche queste pecore che io non conoscevo, come dici tu sono abbastanza recenti. Esatto. Bene, Mauro, invece che consigli possiamo dare ai nostri amici camperisti se vogliono appunto arrivare in zona per un weekend e sostare con il loro camper? Beh, la zona, ovviamente essendo sul lago di Como, ha una serie di possibilità di libera a mezza costa. Noi abbiamo selezionato il parcheggio della funivia, siamo poco distante da Lecco, sotto il monte Resegone, e qui abbiamo questo posto tranquillo a pagamento ed è proprio in corrispondenza della funivia, quindi possiamo rimanere sempre in zona cambiando anche paesaggio. Bellissimo consiglio anche per variare, diciamo, un po' durante il weekend. Allora, passiamo alla seconda meta, a questo punto alla seconda tappa. Ci spostiamo nelle Marche, siamo al Parco della Gola della Rossa e di Frassassi, quindi siamo in provincia di Ancona, nell'entroterra, una zona bellissima, ci sono passata anch'io con il camper. E Luca, cosa possiamo allora vedere, visitare in questa zona? Ma dunque, siamo nelle Marche intanto, siamo proprio nel cuore delle Marche e siamo proprio immersi nel verde, quindi qui la natura è veramente straripante. Il parco regionale, c'è un parco regionale che protegge appunto il parco regionale della Gola della Rossa e di Frassassi, che protegge questa vallata che è piuttosto stretta e ha delle pareti molto importanti che danno un aspetto proprio selvaggio. Ma un po' selvaggia lo è davvero, tant'è che l'aquila è tornata a viverci. La cosa che forse tutti conoscete, ma che comunque va assolutamente vista, sono le grotte di Frassassi. Le grotte di Frassassi impegnano circa un'oretta per fare una visita completa, deve essere per forza una visita guidata, deve essere prenotata perché si entra a gruppi, e diciamo le cose più clamorose sono la grotta grande del vento e la grotta delle Candeline. La prima è veramente di una grandezza importante e la seconda è molto delicata perché ha tutte queste stalattiti e stalagmiti assolutamente particolari. Non c'è solo quello, però bisogna uscire, e a poca distanza c'è San Vittore alle Chiuse, è una piccola abbazia in cui vale la pena di curiosare, ma la cosa più particolare è che proprio vicinissimo, pochi passi dall'abbazia, c'è il museo speleopaleontologico e archeologico. È più difficile da dire che da vedere. Sei stato bravissimo. Grazie, ho studiato anche abbastanza. Che cosa c'è? È una grossa stanza in cui c'è però un ittiosauro che ha più o meno la mia età, quindi 150 milioni di anni, ed è lì pronto per farsi vedere, specialmente se andate in famiglia, una cosa molto
curiosa da vedere. Vicino c'è il torrente Sertino e ha delle acque sulfure, quindi mi verrebbe da dirvi andate a buttarvici nelle pozze perché sono curative. In realtà, contrariamente a buona parte delle altre acque sulfure, queste non sono calde, sono fredde. Quindi sì, se è estate fa piacere, tenete presente che uscirete un pochino puzzolenti, sani ma un pochino puzzolenti, perché l'odore tipico dell'uovo marcio ovviamente lì impera. Poi che altro dire? Se volete fare una passeggiata, ovviamente andare a vedere Genga, che è un piccolo borgo medievale ed è dominato da un castello, oppure proprio una camminatina, ci si può spostare a 2 chilometri dalle grotte e qui con 300 metri di dislivello, quindi passeggiata comunque alla portata di tutti, mezz'oretta, si può arrivare a vedere il Tempio di Valadier. Sono due tempietti, quello che vediamo, che è l'eremo di Santa Maria Infrasaxa, qua i nomi sono tutti difficilissimi, e di fianco c'è il Tempio di Valadier. La particolarità del Tempio di Valadier è che è costruito in una grotta, enorme grotta, è un tempietto a base ottagonale, completamente costruito nella grotta. Si affaccia sulla gola, quindi ha un bellissimo panorama e poi, se vi piace il genere, potete infilarvi nella grotta, ovviamente a vostro rischio e pericolo, e andare a curiosare. I pipistrelli non mancano tendenzialmente, quindi il posto è suggestivo. Ecco, mi sentirei di dare anche un consiglio ai nostri amici che vorranno andare a visitare le grotte di Frassassi, che in qualsiasi stagione si vada la temperatura interna è sempre tra gli 8 e i 10 gradi, quindi a volte si sottovaluta questo aspetto, soprattutto d'estate che si arriva col caldo, quindi portatevi sempre dietro un trapuntino anche in piena estate, perché un'ora e mezza di visita poi si sentono. Ecco. Assolutamente sì, una bella felpina qua va sempre portata, anche per le passeggiate intorno. Siamo comunque tra i 5, 6, 800 metri, perciò ci sta, sì. Comunque, ecco. Allora, Gianluca, siamo nelle Marche, tra l'altro zona anche a te abbastanza conosciuta, se non sbaglio. Sì, Cosa ci puoi consigliare di assaggiare, di provare? Anche se sono di origini romagnole, io in realtà abito nelle Marche da una ventina d'anni e abito proprio a mezz'oretta da queste zone, quindi conosco molto bene e confermo tutto quello che ha detto Luca. Se avete dei bambini in età soprattutto scolare, che quindi sono in grado anche di apprezzare, di vedere bene, vale assolutamente la pena una visita a queste grotte. Sono spettacolari, bellissime, ce ne sono tante. Pensate che sono in realtà quelle aperte e diciamo sistemate sono poi, dicono, molto meno di quelle che si presume siano. Quindi anche a distanza, il mio consiglio è di tornarci anche a distanza di anni, perché probabilmente troverete delle modifiche, dei cambiamenti o dei percorsi modificati. Questo, scusa, era giusto per una piccola nota. Grazie. Venendo al discorso enogastronomia, io mi sento di consigliarvi un vino, in questo caso il Verdicchio. Il Verdicchio è un vitigno estremamente particolare. Si dice che sia un vino rosso mancato. Ha una struttura talmente importante, tanto che, pensate, il Verdicchio, se gli facciamo uno spumante col metodo champenoise, un metodo classico, quindi come si fa lo champagne, tanto per intenderci, le cantine che hanno fatto questi esperimenti hanno notato che comincia ad esprimere al meglio le sue caratteristiche dopo 5 anni di fermentazione sui lieviti. Quindi stiamo parlando di un vitigno veramente importante. Per i più appassionati, qui abbiamo due zone del Verdicchio. Abbiamo la zona dei Castelli di Iesi, che è una vallata praticamente quindi perpendicolare alla costa, che prende tutto il vento che arriva dal mare, più a nord e parte, diciamo, questa zona non lontano da dove, da dopo appunto la gola, il parco della Gola della Rossa di Frassassi e le grotte appunto di Frassassi, abbiamo il Verdicchio di Matelica, dove invece abbiamo una valle che è parallela alla costa, quindi con un'assolazione, un vento presa in tutta un'altra maniera. Quindi il mio consiglio è di divertirvi a gironzolare in queste zone assaggiando i vari tipi di Verdicchio diversi che potete trovare. Va bene, grazie del consiglio. Invece Mauro, per i nostri amici camperisti che vogliono arrivare in zona, ecco, dove possiamo farli sostare?
Beh, noi abbiamo selezionato due aree. La prima è quella più comoda, che dista pochi centinaia di metri da parte, diciamo, dalle grotte, è proprio il parcheggio delle grotte. Quindi uno può arrivare, visitare le grotte e passare lì la notte, cioè attrezzata con camper service. L'alternativa è un attimino più al centro della natura, quindi quest'area sosta di Angeli di Rosona è a pochi chilometri di distanza dalle grotte, però anche qui una bella posizione strategica, bella spaziosa, siamo vicini al campo di calcio e a 300 metri dal centro città. Per chi visita le grotte consiglio di parcheggiare la sera prima proprio nel parcheggio delle grotte, perché la mattina poi è già bello pieno di auto e di camper. Assolutamente. Bene, allora andiamo a scoprire la terza tappa di questa nostra puntata, tre passeggiate nel verde. La prossima passeggiata è presso le capanne di Marcarolo, quindi ci spostiamo al nord, siamo in Piemonte, al confine con la Liguria, in provincia di Alessandria. Qui ci troviamo sempre immersi nella natura su un altopiano. Luca, allora cosa andiamo a visitare in queste capanne di Marcarolo? Dunque, il Parco delle Capanne di Marcarolo è un parco un po' meno conosciuto o uno di quelli poco conosciuti ed è il motivo per cui lo abbiamo scelto. Innanzitutto per la posizione, perché è vero è in un angolino piccolo piccolo del Piemonte, però è proprio affacciato alla Liguria, quindi siete praticamente a un passo dal vedere il mare. È un angolo piuttosto sperduto e questo noi lo riteniamo un vantaggio, quindi è una cosa poco conosciuta. Qui ci si va per fare delle passeggiate in un ambiente che è di mezza montagna, quindi parliamo di 500, 600, 800 metri con qualche punta di montagna che arriva intorno ai 1000 o giù di lì, quindi una mezza montagna, una montagna assolutamente abbordabile. Il fatto di non essere conosciuto lascia grandi spazi aperti, troverete poche persone generalmente e anche qui noi vi portiamo proprio a camminare. Non c'è molto da vedere oltre il camminare se non un piccolo museo. Qui noi vi consigliamo due itinerari. Il primo è quello che va al Lago Bruno e al Lago Lungo. È un itinerario ad anello, si costeggia il torrente Gorzente, che è quello che avete visto, e si arriva poi sul Lago Lungo, se ne percorre tutto il periplo, si arriva sull'altro lago, ci si gira attorno e si torna indietro sul lato opposto della vallata. Il dislivello è veramente minimo, si attraversa due o tre tipologie di ambienti diversi, è molto piacevole e ci sono, diciamo, sono alternate le zone in cui c'è ombra a quelle assolate, quindi è molto vario anche da questo punto di vista. Il secondo itinerario è quello, diciamo, che vedete, il profilo è quello che vedete, è quello del Monte Tobbio, ed è proprio la salita al Monte Tobbio. Si parte in entrambi i casi dal Ponte Nespolo, che è a circa 500 metri di quota. In questo caso è proprio una mulattiera, parte sentiero, parte mulattiera, che sale molto semplicemente con dei tratti di pendenza alternati fino alla cima del monte, che ovviamente, come vedete, è un panettone, quindi un po' di vista anche se ci sono tanti alberi. Altra cosa da vedere, è storica, è il Sacrario della Benedicta, sono solo dei resti ormai di una vecchia grangia cistercense che purtroppo è diventata famosa perché è stato il luogo durante la Seconda Guerra Mondiale in cui nel 1944 150 partigiani hanno purtroppo perso la vita difendendo la nostra patria. Quindi il luogo è all'interno di un parco, è, diciamo, proprio un angolo che lascia una suggestione diversa. Se vi piace l'idea di scoprire qualcosa in più di questo posto, c'è il Museo Contadino, come vi dicevo, quindi troverete tutti gli oggetti che sono stati utilizzati e alcuni ancora vengono utilizzati proprio per la lavorazione tipica dei campi, delle colture. È un angolo un pochino remoto e per questo ci sentiamo di consigliarvelo, insomma.
si vuole stare in tranquillità, quindi sì, anche sì, soprattutto sì, poi penso sia adatto un po' a tutte le stagioni, da quello che ci hai spiegato, magari anche d'estate con il torrente, l'acqua, può essere che sia anche un momento così di refrigerio. Sì, sì, noi ci siamo andati in un periodo estivo e quindi non abbiamo sofferto un grandissimo caldo e si stava bene nonostante fosse appunto un mese estivo. Sicuramente in primavera è ancora più sì, esatto, è ancora più bello, e credo in autunno riservi anche qualche sorpresa sul fogliage, perciò certo. L'unica cosa che non so consigliarvi esattamente è l'inverno, ma credo che qualche buon percorso anche con le ciaspole si possa fare, ecco, diciamo. Bene, grazie Luca. Gianluca, invece in questa zona cosa possiamo trovare? Per quanto riguarda questa zona vi consiglio dei dolci. Siamo praticamente sui confini tra la parte bassa del Piemonte e la Liguria, per cui diciamo ovviamente abbiamo delle influenze da parte di entrambe le regioni per quello che riguarda i prodotti. Nel caso specifico ho pensato appunto di parlarvi di qualcosa di sfizioso da smangiucchiare a fine pasto o anche per merenda. Quello diciamo più caratteristico è l'amaretto di Voltaggio. Voltaggio appunto è un comune in questa zona, e la differenza principale tra questo e i classici amaretti che conosciamo è che qui questo è un pochino più morbido. Un'altra caratteristica che però si è un po' persa negli anni è che una volta questo si faceva, anziché utilizzare le mandorle, si faceva utilizzando i noccioli delle pesche, e quindi diciamo la caratteristica che gli rimane quella di risultare leggermente più amarognolo e meno dolciastro del classico amaretto cui magari siamo abituati o che troviamo comunque in tutta Italia. Altri dolcetti tipici che vi consiglio di cercare sono i canestrelli di origine più ligure o i baci di dama, che invece sono quelli più classici al cioccolato piemontesi. Qualunque si assaggi si cade in piedi sempre, comunque direi. Sì, ne infilate due etti nello zainetto e lo zaino si appesantisce un attimo, ma il giro diventa subito più, come dire... Io lo faccio, guarda, sempre, ogni escursione. Nel giro di 10 minuti, se sai che c'hai i dolci nello zaino, li mangi. Lo so. Eccoci qui, al Mauro, dove so stare allora in questa zona? L'area che abbiamo selezionato è l'area comunale di Caseleggio, quindi un'area molto molto tranquilla, molto spartana, quindi regna la pace e la tranquillità. Siamo pochi centinaia comunque qui metri dal centro, quindi una sosta molto veloce giusto per dormire. Ok, grazie del consiglio. Allora direi che siamo in chiusura, vi ricordo che le proposte di oggi le potete ovviamente rivedere sul sito di meteoweekend.it, per facilitarvi abbiamo messo il link qui sotto il post, e le potete trovare anche sull'app di Camperisti Italiani, dove troverete ovviamente anche i punti sosta, tante informazioni utili per i vostri viaggi. L'app potete scaricarla acquistando la Premium Card di Camperisti Italiani, che vi darà ovviamente anche altri vantaggi, tra cui sconti sulle maggiori compagnie assicurative e un portale benefit per i vostri acquisti online a prezzi ovviamente scontati. Il tutto è acquistabile sul sito di camperisti-italiani.com alla sezione Passa Premium. Bene, penso di aver detto tutto, ringrazio i miei compagni di viaggio. Ciao! Ci vediamo alla prossima puntata per altri consigli per i vostri weekend. Un bacio, arrivederci!